Non è che mi sia scattata l'illuminazione, anche perché sostanzialmente commentiamo una situazione che è maturata dopo la partita tra Atletico Madrid e Juventus. E alludo alle dichiarazioni di Maurizio Sarri in conferenza stampa subito dopo la partita. Si è detto soddisfatto per l'atteggiamento, ha detto che il primo gol, giustamente, o meglio, il secondo gol, un gol come il secondo non andrebbe preso. Chiedo scusa. Mi è stato fatto notare, ho rivisto bene, bene analizzato bene, c'è una corresponsabilità tra De Ligt, ma inizialmente l'errore di De Sciglio, quindi corresponsabilità tra i due difensori bianconeri, De Sciglio che non va a chiudere, a fare bene la diagonale, De Ligt si fa però scavalcare dal porto. Quindi c'è una corresponsabilità tra i due difensori sul gol del 2-1 dell'Atletico Madrid. Detto questo, è piaciuto l'atteggiamento, è piaciuto il fatto di una Juventus propositiva, maggior possesso palla, la fase difensiva lo ha messo anche lui, va rivista. Lui stesso ha detto che normalmente con le sue squadre non arriva pronto all'inizio del campionato. Alcuni hanno parlato di mani avanti, io dico molto più semplicemente che saggiamente Sarri riconosce i propri no, difetti, riconosce il fatto che un gioco così diverso come il suo rispetto a quello di squadre precedentemente ereditate, era successo anche con il Napoli, è successo con la Juve, un po' meno con il Chelsea, un gioco come il suo ha bisogno di tempo e lui è il primo ad ammetterlo. Poi io ho quantificato il tempo in un certo modo, parlando di assimilazione, però badate bene, totale, del gioco di Sarri all'inizio del nuovo anno. Non voglio essere frainteso, se mi sono spiegato male, chiedo scusa, ma credo di essere stato abbastanza chiaro. Io non ho detto che la Juve imparerà a giocare solo da metà, o da metà anno o comunque dall'inizio del nuovo anno. No, ho detto semplicemente che per l'assimilazione totale, ossia il meccanismo di pensiero che entra automaticamente nella testa dei giocatori, ci vorrà tempo e per me si andrà a quel periodo, parlo di gennaio. Ma questo non significa che la Juventus incasserà 5 gol a partita. Non volevo dire questo, non ho detto questo. Ecco perché voglio essere chiaro in questo momento e mi va di rispondere a chi mi ha tacciato di essere catastrofista. Io catastrofista? Ho sempre detto che la Juventus è la squadra più forte, è ancora la squadra da battere. Quest'anno ho semplicemente parlato di difficoltà strutturali che lo stesso Sarri ha ammesso, ma sono sotto gli occhi di tutti, mi sembra. Ho semplicemente detto che siccome si giocherà tra un po' ogni 3 giorni, sarà sempre più difficile allenarsi. Gli allenamenti verranno fatti sostanzialmente in partita. Ecco perché bisognerà entrare nell'ordine di idee che la Juve subirà un po' più gol rispetto al passato. Solo questo. Non sono catastrofista. Chi mi ha frainteso, se mi sono spiegato male, chiedo scusa io, credo di non essermi spiegato molto male perché la maggior parte della gente che ha commentato ha capito il senso del mio discorso e allora magari l'invito a chi non ha capito bene è di andarsi a rivedere il video e magari non fermarsi alla prima frase e poi dare dei giudizi tranchant, perché poi so che funziona così. È un po' superficiale come atteggiamento, lasciatevelo dire, andate a vedere bene quello che dico e ripeto continuamente in questo video. Va bene, chiuso l'argomento. Torno sulle parole di Maurizio Sarri perché indubbiamente hanno colpito un po' tutti e giustamente hanno colpito e naturalmente hanno colpito anche me. Quando definisce imbarazzante la situazione di mercato. Imbarazzante. Imbarazzante lo è effettivamente, lo è nel momento in cui a 20 giorni dalla chiusura del mercato ci sono esuberi. Lui ha detto: nessuno mi ha mai fatto questa domanda, è vero, nemmeno io ci ho pensato a questa situazione. Ma la domanda allora che sorge e che va oltre la constatazione oggettiva di questa situazione è: perché la Juve si è ridotta a 20 giorni dalla fine del calciomercato ad avere ancora 6 giocatori in esubero per poter compilare poi la lista Champions? Questa è la domandona da farsi. Com'è possibile che una società così esperta si è arrivata a 20 giorni dal mercato ad avere ancora questo problema pesante da affrontare, perché 6 giocatori in esubero sono tanti. Poi affrontiamo la questione dei singoli. Però
sei in esubero? Ripassiamo un attimo le norme. Sono 25 i giocatori iscrivibili nella lista Champions. Devono comprendere almeno due portieri, ma si sa che vengono infilati tre portieri, perché se succede qualcosa, giustamente devono essere tre. 17 giocatori hanno lo slot libero, ossia non sono vincolati a nessuna regola, a nessuna norma. 4 di questi, nel periodo di tempo tra i 15 e i 21 anni, devono aver giocato almeno 36 mesi nella stessa federazione. Ok, e ci siamo. 4 di questi altri, quindi 17 più 4, 21, 4 di questi altri, nel periodo dai 15 ai 21 anni, stessa federazione, cioè campionato italiano. Dai 15 ai 21 anni devono aver giocato e devono essere cresciuti nel settore giovanile. 36 mesi non continuativi, vale anche per l'altro slot, sia chiaro. La Juve ne ha solo uno, Rugani, che tra l'altro sarebbe sul punto di partire e accettare l'offerta della Roma. In questo momento la Juventus ha 22 giocatori iscrivibili alla lista Champions, ma i giocatori rosa sono molti di più. Ecco i 6 esuberi. Rifaccio la domanda, rifaccio il domandone. Perché la Juventus, e vi sto parlando che è l'11 di agosto, ha ancora questo problema da dover risolvere? Non uno, non due, non tre, non quattro, non cinque, ma sei giocatori da sistemare con scelte che potrebbero, l'ho detto lo stesso Sarri, rivelarsi molto dolorose. Ed eccoci all'argomento principale, ossia Paolo Dybala, perché questo è stato fatto oggetto di domanda specifica, questo giocatore è stato fatto oggetto di domanda specifica e Sarri ha risposto in questa maniera, parlando di lui, dicendo che sicuramente si è comportato bene, è andato al tiro 3 volte in 30 minuti che ha giocato, è ancora indietro di condizione, giustamente l'ultimo è arrivato assieme ad Alessandro, ha rinnovato la sua stima, ma quello che dico io, ha detto Sarri, conta zero ed è quello che stiamo dicendo da un sacco di tempo. Da sempre, perché la Juventus ha sempre ragionato così. Quello che dice l'allenatore conta zero, ok? Decide la società e la società deve far fronte ad una situazione di bilancio con soldi da incamerare e, attenzione, adesso deve affrontare lo spinoso caso, ma perché punge molto, è spinoso perché punge molto, dei 6 giocatori in esubero, tra i quali potrebbe esserci Paolo Dybala, che andrebbe a conciliare le due situazioni, anche quella economica, perché da lui si ricaverebbero tanti soldi. E sono molto curioso di vedere adesso in questi 20 giorni come la Juventus risolverà questa situazione. Molto curioso. In questo momento sono 22 i tesserabili, sono 22 i tesserabili per la lista Champions. 22, se va via Rugani sono 21, di cui 3 portieri. La situazione non è sicuramente delle più positive, poi dite che sono catastrofista? No, questo è un dato oggettivo, non è delle più positive. Ora vediamo, naturalmente vediamo cosa opererà la Juventus sul mercato e tra queste 6 scelte probabilmente una, due, gioco forza saranno dolorose di esclusione dalla lista Champions. Saranno dolorose, perché la matematica non è un'opinione. E come diceva Bergonzoni, se la matematica non è un'opinione, io non ho la mia, come dice il grande appunto Alessandro Bergonzoni, uno dei comici più bravi in assoluto. Ma è vero, è così. E allora a questo punto scatta questa grande curiosità di capire come la Juventus si muoverà sul mercato. In questo momento la Juventus è paradossalmente prigioniera di se stessa e di questa situazione. Che però questo non significhi, da parte di qualcuno, interpretare queste mie parole come catastrofismo. Assolutamente no, perché le risorse la Juventus le ha e ha comunque ancora 20 giorni, guardiamo il lato positivo della medaglia, ancora 20 giorni per sistemare questa situazione, per vendere e ricomprare gente che rientri negli slot della lista Champions. Magari in quello dei giocatori che dai 15 ai 21 anni hanno avuto contratti di almeno 36 mesi, anche se non continuativi, nella stessa federazione. Ok? Questo intendo dire. È il sollevare da parte di Sarri con tutta franchezza una situazione obiettivamente difficile. Obiettivamente difficile. Sarri ha usato un termine addirittura più importante, più pesante, ma è una situazione obiettivamente difficile. Ok?
Solo questo volevo spiegare. Da qui al 2 di settembre passano ancora 3 settimane, più o meno, la Juventus si dovrà muovere, non dico velocemente, ma darsi un'acceleratina probabilmente sì, per uscire dall'essere ostaggio di se stessa. Ok? Tutto questo volevo dire. Vi ringrazio come sempre, siete sempre in tantissimi che seguite i miei video, a volte sono un po' lunghi, lo ammetto, cerco di abbreviarli un pochino, questo qua dovrebbe comunque essere abbastanza contenuto rispetto agli altri. È domenica, quando vi sto parlando, operazioni di mercato difficilmente se ne compiono. Entriamo nella prima di queste 3 settimane in cui la Juve deve completare la sua opera per presentarsi il 24, già il 24, ma comunque entro la fine del mese, a dare di sé l'immagine della squadra vincente, come lo è già peraltro, ma a confortare ulteriormente questa immagine sul campo, il luogo delle uniche vere sentenze definitive. Ciao, alla prossima!